ci sono pochi, pochissimi film che riescono a farmi piangere. A meno che non parliamo di Cars, quello è un caso a parte. Ecco, uno di questi film è La La Land, e andiamo a parlarne proprio oggi. Benvenuti a questo nuovo video sulla fotografia nel cinema. Io sono Simone Tarca e in questa serie di video vi parlo appunto di fotografia nei miei film preferiti, come sono state girate alcune scene, perché i registi e i direttori della fotografia decidono di utilizzare determinate luci o determinati colori. Insomma, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina, così da ricevere ogni volta news e aggiornamenti su ciò che faccio, insomma. Inoltre vi ricordo una cosa: ho aperto un canale Twitch dove ogni settimana, da questa settimana in poi, andrò a parlare anche di fotografia nel cinema. Farò delle live dedicate, simili a questi video, in cui però potremo chiacchierare assieme. Quindi trovate il link giù in descrizione. E niente, arriviamo a parlare di La La Land. Il film esce nel 2016 per la regia di Damien Chazelle. Io ho apprezzato questo regista sin dal 2014, quando ho guardato Whiplash, che è uno dei miei film preferiti. Il 2014 è stato secondo me uno degli anni migliori per il cinema. Abbiamo visto uscire capolavori enormi. Vi prendo alcuni titoli giusto dagli Oscar. Abbiamo 12 anni schiavo, American Hustle, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, The Wolf of Wall Street, La Grande Bellezza. Se non avete visto alcuni di questi film, recuperatevi, perché è stato veramente un anno fantastico per il cinema. Comunque, appunto, nel 2014 esce Whiplash, uno dei miei film preferiti. Anch'esso, come La La Land, un film sulla musica, in realtà totalmente diverso poi. E probabilmente grazie al successo ottenuto con Whiplash, Damien Chazelle nel 2016 ci tira fuori La La Land. Film con cui oltretutto vincerà poi l'Oscar nel 2017 per la miglior regia, e Oscar che non mancano a questo film, infatti ne ha vinti tipo 5-6. Miglior regia Damien Chazelle, miglior attrice protagonista con Emma Stone, miglior fotografia con Linus Sandgren, di cui parleremo a breve, miglior scenografia, miglior colonna sonora, miglior canzone con City of Stars, quella che vi ho arrangiato un po' prima. Insomma, un film da vedere se non l'aveste ancora visto. Ma parliamone un po', perché questo film mi ha fatto piangere, perché questo film lo ritengo uno dei migliori in assoluto degli ultimi anni. Il film ci racconta della storia d'amore fra Mia e Sebastian, interpretati rispettivamente da Emma Stone e Ryan Gosling. I due attori sono al terzo film insieme, e questa cosa nella pellicola si nota tantissimo. Effettivamente i due sembrano una coppia di innamorati, ma ci arriveremo a breve. Parliamo un po' della fotografia, no? Di questo film. La prima cosa che ci impatta sin da subito è l'enorme reference a quello che è il cinema della Hollywood degli anni 30, 40, 50. Infatti il film si ispira proprio a quei musical. Sostanzialmente noi ci ritroviamo a guardare un musical degli anni 40 e 50 nel 2016. E questa trasposizione è resa da Chazelle in maniera egregia. La cosa particolare che si nota sin da subito, proprio nella fotografia di questo film, è che l'idea che ci facciamo è di essere nella Golden Age, appunto negli anni 40, 50 in America, Hollywood. Tuttavia, troviamo un sacco di elementi che ci fanno capire che in realtà siamo nel mondo reale, nel mondo di oggi, diciamo nel contemporaneo. Dalle automobili, alle location, all'uso di magari telefoni, agli smartphone, insomma ci sono un sacco di elementi che ci fanno capire che siamo nel contemporaneo. Ma il tutto è, tra virgolette, ambientato nella Golden Age. E cosa hanno fatto a livello di fotografia per farci percepire questa cosa? Beh, innanzitutto partiamo parlando dell'utilizzo dei colori. Gran parte dei musical della Golden Age venivano filmati in bianco e nero. C'era proprio la limitazione tecnica dell'utilizzo del colore. Con l'introduzione della Technicolor, dei colori, insomma, quando il cinema passò pian pianino dal bianco e nero al colore, questi colori vennero utilizzati tantissimo, sia perché erano un'innovazione, sia perché in un contesto come il musical, colori molto accesi ci fanno vivere al meglio quella che è la scena, l'euforia, insomma, del ballo. Con le tecnologie attuali ovviamente possiamo riprodurre colori ancora più vibranti, colori più saturi, colori più vividi, insomma, e nella fotografia di questo film abbiamo un utilizzo veramente eccelso di questi colori. Il film utilizza tantissimi colori, non c'è una selezione ben precisa, in realtà i colori vengono praticamente usati tutti. In realtà hanno un significato, a cui arriveremo a breve, ma non c'è una predominante specifica. Ci sono tutti i colori utilizzati in maniera molto vivida, molto vibrante, appunto, molto vibrant, come si direbbe in inglese. E questo utilizzo, questo abuso forse, soprattutto dei colori primari, ci fa entrare direttamente dentro una Hollywood sfarzosa, una Hollywood frenetica, dove tutto è lusso, tutta estetica.
I colori ci descrivono anche al meglio il rapporto fra Mia e Sebastian. Mia aspira a una carriera più hollywoodiana rispetto a quella di Sebastian, che forse è più solitaria e artistica. Mia è sempre rappresentata con colori molto, molto accesi. E inizialmente, dal momento in cui il loro rapporto, il rapporto fra Mia e Sebastian, non è che vada così a gonfie vele, i due vengono rappresentati con colori spesso opposti. Se da una parte il film ci racconta di Mia, allora tutti quei colori diventano più vibranti, più primari, più saturi, insomma. Quando invece ci spostiamo verso la realtà di Sebastian, i colori diventano un pochino più tenui, non necessariamente più caldi o più freddi, ma rientriamo un po' nella realtà, vediamo quello che è il mondo per davvero, che forse per Mia è un po' un sogno fatto di estetica, lusso e colori accesi, mentre per Sebastian è un qualcosa di più realistico. E proprio parlando del rapporto fra Mia e Sebastian, la storia d'amore che viviamo in La La Land è una delle più belle secondo me nel cinema moderno. Non è la classica storia lieto fine, è una storia che si ispira un sacco a quello che è il rapporto di coppia fra i ballerini nei film appunto della Golden Age. La La Land fa un sacco di riferimenti alla Golden Age stessa anche a livello musicale e utilizzeremo questi collegamenti per parlare comunque di fotografia. Ci arriviamo subito. Partiamo dalla musica. Uno dei più grandi riferimenti che ha lo spettatore, no, quando guarda un film è l'utilizzo della musica. Quello che sente lo ambienta in un certo periodo. Pensate che ad esempio la colonna sonora di questo film è stata registrata da un'orchestra dal vivo, come si faceva un po' per i film della MGM. Proprio sempre parlando di musica, per tutte le coreografie, Chazelle si è ispirato un sacco a due icone della Golden Age americana e del musical, Fred Astaire e Ginger Rogers. Sicuramente li conoscerete se avete seguito quel tipo di panorama, e ci sono un sacco di riferimenti a tutto quel periodo. Vi faccio un altro esempio, classicone del cinema, Singing in the Rain. Ecco, a livello fotografico, per ambientarci al meglio in quel periodo sono stati utilizzati per la maggior parte del film gli stessi movimenti di camera che si facevano un tempo. Infatti un tempo nei film avevamo pochi movimenti di camera. Inizialmente il musical veniva registrato a camera fissa o comunque a camera leggermente mobile, magari su una testa fluida, no? Magari sulla testa di un cavalletto. Con lo sviluppo del musical invece, già negli anni 50, la camera iniziava a muoversi. Lo vediamo ad esempio in un sacco di scene in Singing in the Rain. Le tecniche ovviamente erano molto più basilari rispetto a quello che possiamo fare attualmente con la tecnologia di adesso. Tuttavia, la camera diventa elemento della coreografia. Non sono solo gli attori a ballare, ma è anche la camera a ballare con loro. E per farvi capire al meglio questa cosa vi porto la scena del tramonto. In questa scena Mia e Sebastian ballano per circa 6 minuti in un piano sequenza veramente fantastico, un'icona del cinema moderno e una delle scene più celebri di questo film. La scena è appunto un piano sequenza, quindi non ci sono tagli sostanzialmente, è stata provata e riprovata un sacco di volte e Chazelle ha voluto girarla come avrebbero girato un tempo, quindi alla Golden Hour, per rappresentare al meglio quel momento con quei colori. E se guardate i movimenti che fa la camera, è essa stessa a ballare. Segue i nostri attori, ci si avvicina per dare enfasi al movimento e conclude dandoci una boccata d'aria mozzafiato su quella che è Los Angeles, appunto alla Golden Hour, una delle scene più belle di questo film. Proprio parlando di scene belle di questo film e piani sequenza, non ho trattato troppo quello iniziale, che in realtà è uno dei più famosi di La La Land, perché fondamentalmente non mi interessava trattare quello, ma mi interessa trattarne un altro, che a livello fotografico secondo me è una bomba, cioè questa scena, quella del piano. Abbiamo Sebastian che suona il piano in questo ristorante e la cosa che ho adorato è la direzione della fotografia di questa scena. La luce in questa scena si modifica al muoversi della camera. Tutte le luci sul set sono pilotate, dimerate da una regia esterna, diciamo, che le accende e le spegne in base ai movimenti di camera. E grazie a questa sinergia fra la direzione della fotografia appunto e il cameraman sostanzialmente, con un set studiato apposta, tutto l'insieme di queste cose ha reso possibile realizzare una scena veramente fantastica, dove la luce cambia di continuo, ci fa vivere al meglio l'emozione di Sebastian che sta suonando il piano, ed è questa la mia scena preferita del film a livello fotografico, a livello registico, insomma l'ho apprezzata veramente un sacco. Questi sostanzialmente erano gli elementi principali che ho trovato in La La Land di cui parlarvi. Potremmo ancora parlarne per ore, magari ci ritorniamo in live, facciamo una chiacchierata anche sulla La Land, ma io vi invito, oltre appunto a seguirmi su Twitch per partecipare a queste live e chiacchierarne insieme, a consigliarmi un film di cui vorreste sentirmi parlare. C'è qualche film che vi è piaciuto particolarmente e di cui vorreste che io analizzassi la fotografia? Se sì, scrivetemelo giù nei commenti. Mi fa un sacco piacere leggerli, mi fa un sacco piacere scoprire nuovi film e magari analizzarli con voi. Detto ciò, da Simone Tarca è tutto, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!